Ciao a tutti e benvenuti e bentornati sul canale. Oggi un nuovo video haul, ovviamente sempre in compagnia di Cannella che si aggira qui nei dintorni. Oggi voglio mostrarvi un po' di cosine carine per la primavera che ho iniziato a prendere. Sono stata al centro commerciale, se avete visto i video precedenti, in uno vi ho portato con me appunto a vedere un po' di cosine nei negozi, nell'altro vi ho mostrato quello che ho preso da Primark. Oggi finalmente vi mostro quello che ho preso nel resto dei negozi. In realtà c'è anche un ordine che ho fatto online, però sempre sono cose super carine per la primavera e quindi adesso vi faccio vedere un po' tutto. Se non lo fate ancora, mi raccomando, prima iscrivetevi al canale, supportatemi, io amo fare video e mi piace avere il vostro parere, il vostro riscontro, quindi se apprezzate i video che faccio fatemelo sapere e seguitemi anche su Instagram e TikTok. Adesso iniziamo con lo shopping. Allora, direi di iniziare con l'ordine che ho fatto online. È un ordine di H&M, ecco qui. Tipo degli ultimi saldi, prezzi stracciati, però prendendo cose che erano in saldo ma sono perfette per la primavera e l'estate, e adesso vi faccio vedere tutto. Allora, questa volta, questo video haul, vedrete che mi sono impegnata a prendere capi più elegantini, carini, e non i miei soliti capi sportivi, jeans, felpone, maglioni, eccetera eccetera, ma appunto per la primavera ho voluto dare un tocco così, intanto di colore, perché veramente tutto coloratissimo, e poi appunto anche un tocco più femminile, elegantino. Allora, iniziamo. Infatti ho preso da H&M dei vestitini. Il primo è questo qui, di questo verde lime che io adoro. Guardate che bello anche con questa giacca. Ho preso questo vestitino che ha maniche lunghe e tessuto è tipo cotone, però se vedete ha tutta questa trama tipo zebrata, non si capisce, però comunque tono su tono, quindi non si vede più di tanto, è un po' lucidino, sopra è semplicissimo, ha le spalline imbottite che danno un po' di struttura e poi sotto ha la gonnellina così tutta arricciata. Ovviamente vedremo tutto indossato subito dopo, così li vedremo bene. Poi ha le maniche lunghe come se fossero una camicina, quindi anche il bottoncino, niente, semplicissimo, il bottoncino sul retro. Esatto, infatti stavo dicendo come lo dovrei indossare, alla cerniera laterale. Questo appunto mi è sembrato super carino, il tessuto è leggero, quindi perfetto per la primavera e le sere d'estate, magari all'inizio dell'estate. Ho preso una taglia 34, perché ho preso una taglia 34? Mi sta sorgendo il dubbio che possa starmi stretto, io non lo so. Io pensavo di aver preso la mia solita 36 europea, che praticamente è tipo la 38-40 italiana, non lo so, comunque vabbè, lo proviamo e vediamo se mi entra. Spero di non aver fatto il primo fail, perché mi piace un sacco. Vi dico i prezzi, ve li dico dall'app perché non ci sono messi, visto che questi li ho presi online. Questo l'ho pagato 12,99 euro, cioè top veramente, prezzi fantastici. Proviamolo, scopriamo se mi entra. Però allora, ecco il vestitino, è carino, la misura è un po' precisina, diciamo che non mi sta male, però effettivamente fosse stato una 36, secondo me sarebbe stato perfetto. L'effetto mi piace tantissimo di questo vestitino, è molto molto bello, però appunto come vedete forse qui mi sta leggermente strettino. Proverò a vedere sul sito se c'è ancora la mia taglia giusta, perché non so, perché ho preso questo, vabbè, comunque lasciamo stare. Mi piace un sacco il modello, il colore, la vestibilità. Appunto devo semplicemente vedere questo piccolo dettaglio della taglia, per il resto mi piace veramente veramente tanto. Fatemelo sapere anche voi che ne pensate, secondo me questo colore mi sta anche bene, quindi carino, peccato per la taglia. Passiamo ora ad un altro capo, sempre appunto di H&M. Ho preso un toppino nero per l'estate, o comunque da mettere sotto le giacche. Semplicissimo, cioè nero così, monospalla. L'unica particolarità che ha è appunto questa apertura così a goccia su una spalla, con tutti questi brillantini attaccati. Mi piace un sacco, è prezioso nella sua semplicità. Questo in estate anche con un jeans e sopra un blazer, se ancora fa freddo, secondo me è perfetto, super carino. Questi sono quei pezzi che appunto preferisco avere nell'armadio e che poi comunque alla fine puoi utilizzare sempre in qualsiasi occasione. Si presenta sempre un'occasione in cui ti serve un toppino di questo. Il tessuto è super elasticizzato, tipo a costine,
È tipo in maglia pesantuccia, cioè nel senso non lo metterei di giorno in piena estate quando fa proprio caldo, però per la sera no, va bene. E appunto questo l'ho pensato sia come sottogiacca, perché è carino anche che sotto la giacca, se la portate aperta, si intravede questo gioco che fa, super carino. Di questo qui ho preso una taglia S, cioè la mia solita taglia, e l'ho pagato questo pochissimo, esatto, 6,99. Carinissimo. Allora, considerate che adesso non ho né il reggiseno adatto né il pantalone adatto, però secondo me questo top è super carino. Immaginatelo, ovviamente senza la spallina del reggiseno, quindi indossato con un reggiseno a fascia. Mi piace un sacco questo dettaglio, ovviamente, poi per il resto è un top semplicissimo e mi piace veramente, veramente tanto. Vabbè, non aggiungiamo altro perché appunto abbiamo capito com'è, non c'è tantissimo da dire, semplice però particolare. I capi che piacciono a me, semplici ma particolari. Passiamo ad un altro vestitino, pezzo forte me lo tengo per la fine. Allora, un altro vestitino super carino che ho preso è questo qui, fucsia, bello, di un colore super super primaverile. Il tessuto è liscio, lucido, tipo satin raso, davanti a questo scollo a V e questa trasparenza qui sotto al seno, praticamente super carina, e poi scende dritto e alla fine ha questa gonnellina tutta svolazzante che secondo me lo rende veramente super super carino. Mi è piaciuto troppo questo vestitino. Dietro ha la cerniera di quella a scomparsa, quindi tipo che non si vede in mezzo al tessuto. Di questo ho preso sempre la 34. Non lo so, c'è qualcosa di strano in questo fatto che io abbia preso le 34. In base alle recensioni sul sito c'era scritto che vestiva leggermente più grande. Comunque questo qui è anche super carino, l'ho pagato 10,99 euro. Cioè, ma che affari ho fatto? E adesso lo proviamo. Allora, io giuro che non lo so cosa pensavo quando ho comprato questi vestiti, perché ho preso la taglia sbagliata, cioè lo so che quella non è la mia taglia, io non lo so. Questo mi sta malissimo, cioè è carinissimo, se fosse della mia taglia sarebbe veramente un vestito molto molto carino, ma ovviamente non lo è e quindi... Per il resto super carino con questa gonnellina, ma questa zona è terribile, quindi anche di questo prenderò la taglia in più. Ultimo vestitino preso da H&M. Allora, questo io non ho idea di quando lo potrò mettere, ma mi sono detta, a questo prezzo un vestitino del genere io nell'armadio devo averlo per forza, e adesso ve lo faccio vedere. Ho preso un vestitino interamente ricoperto di pagliette, interamente, tutto così, tutto super sbrilluccicoso e lucido. Io spero che dalla fotocamera renda, perché è pazzesco. Allora, è un vestitino semplicissimo come forma, è a canottina con questa parte un po' sblusata sul davanti e poi scende semplice semplice, proprio dritto, il super lineare. La particolarità ovviamente sono le infinite pagliette che ha attaccate sopra. Mi piace un sacco l'effetto e i colori che va a prendere, diciamo, perché comunque in base a come si muove cambia colori. Sono tutti colori che vanno dall'arancio al lilla, verde, azzurro, colori super estivi, super bello. Mi piace che abbia questo fondo chiaro, cioè questo qui anche per andare a ballare. Boh, io quest'estate me lo voglio mettere questo vestito, mi piace da impazzire. L'ho pagato veramente poco, se non sbaglio circa 10 euro. Allora, no vabbè, 12,99 come quello verdino, ma è stupendo. Cioè, ci pensate che se mi si presenta un'occasione, io ho un vestito pazzesco e l'ho pagato pochissimo, quindi adesso lo proviamo, sperando ovviamente che mi vesta bene. Se non mi veste bene ci resto malissimo, sappiatelo. E di questo ho preso la S, quindi la mia solita taglia. Proviamolo. Penso che è il mio nuovo amore. Mi devo trovare un'occasione per questo vestito. No, vabbè. Oddio, io muoio. Rido tantissimo perché, cioè, questo vestito è bello pomposo. È bello, mi sta bene. Cioè, la taglia di questo è giusta.
mi piace come è fatto, tutto con queste pagliettine, appunto devo trovare un'occasione per metterlo, sicuramente non è il vestitino che ti metti per andare a fare una passeggiata, per andare in pizzeria, però comunque è secondo me un vestitino da avere nell'armadio, soprattutto quando lo si trova che costa così poco e appunto è utile poi quando si presenta l'occasione. Mi piace un sacco. Passiamo adesso invece alle cose che ho preso al centro commerciale, che fanno parte tutte delle nuove collezioni. Allora, iniziamo, non ho i sacchetti, perché me li sono fatta mettere in alcuni sacchetti che già avevo. Allora, facciamo così, proseguiamo con i H&M. C'è un'altra cosa, anzi altre due cose che ho preso in negozio da H&M e ve le faccio vedere. Allora, ho preso un completo, pantalone e giacca, da indossare sia spezzato che insieme, di questo azzurro, super bello per la primavera, ma l'ho preso anche per un paio di scarpe che ho comprato, che vi ho mostrato in qualche video fa, le New Balance bianche e azzurre, e quindi boh, mi è partita questa amore per l'azzurro pastello. Vedrete che non sono le uniche cose che ho preso di questo colore. Comunque sono dei pantaloni di un tessuto appunto leggero, primaverile, estivo, classici, dietro hanno anche l'elastico, fatti in questo modo, tutti ampi, e infatti scendono appunto ampi fino alla fine. Ovviamente indossateli, vediamo meglio perché così si capisce poco. E niente, sono dei pantaloni che davanti hanno il classico taglio un po' maschile da pantalone elegante. Mi piacciono tanto perché comunque questi appunto a me piacciono anche un sacco indossati con un paio di scarpe da ginnastica e una t-shirt sopra semplicissima, cioè li ho comprati proprio per metterli in questo modo. È abbinato, anzi aspetta, vi dico che non vi ho detto né prezzo né taglia né nulla. Allora, di questi ho preso la XS, secondo me vestono grandi, le S, che è la mia taglia classica, mi stava veramente molto grande, infatti vedo che partono dalla doppia XS e non capita quasi mai. Secondo me quando partono dalla doppia XS è che hanno una vestibilità ampia, veramente tanto. Infatti appunto ho preso la XS e li ho pagati €19,99. Tra l'altro, cosa molto carina e secondo me importante, è che hanno l'80% di materiale riciclato, quindi sono fatti per l'80% con del materiale riciclato, e secondo me questa è un ottimo compromesso per acquistare appunto fast fashion, ma compensare un po' comunque con gli sprechi tra virgolette, quindi questi qui. Poi ho preso in abbinato appunto anche il blazer, fatto in questo modo, sempre in questo azzurrino cielo, super chiaro e pastellosino. Anche di questo ho preso la XS, perché appunto veste abbastanza over, non tantissimo però un po' over, ha le spalline imbottite, il tessuto è leggerino, fresco, questo proprio veramente anche estivo, mi piace veramente tanto. Lo vediamo indossato perché così non si capisce niente. Appunto ho preso la XS e l'ho pagato questo qui €29,99. Ecco qui il completo, vi metterò poi anche una scena a figura intera così vedete proprio fin a giù, mi piace un sacco. Questo è il pantalone, l'S mi stava troppo grande, l'XS mi sta precisa, ma secondo me non è male. Ve lo faccio vedere tutto nel complesso e poi mi tolgo la giacca così vedete bene il pantalone, eccolo qui, secondo me è perfetto. Ovviamente è un completo dal taglio oversize, quindi la giacca non è sfiancata, ovviamente ha questo taglio over dato anche dalle spalline strutturate, un po' diciamo maschile, però a me piace da impazzire, così è anche abbottonato, proprio bella. E adesso vi faccio vedere il pantalone, ho sempre il top di prima, però appunto vedete anche con un top elegante com'è carino. Veste secondo me molto bene, è super super comodo. Questo è il retro, fatto super bene, veramente. Cioè questo se c'è di altri colori mi sa che lo prendo, ovviamente anche senza giacca, proprio da usare in estate. Comodo comodo, mi sta piacendo veramente tantissimo, mi guardo da lì perché c'è lo specchio. Proprio bello, mi piace tanto, e approvato. Tra l'altro credo che non sia nemmeno da accorciare tantissimo. Passiamo adesso a Zara, dove ho preso una cosa simile, sempre comunque abbastanza elegantina, come vi ho detto. Ho preso un pantalone, sempre di questi qua, taglio maschile, diciamo elegante, grigio. Ha sempre l'elastico dietro, e poi scende ampio e dritto fino al fondo.
mi sembra molto carino, questo ha un tessuto più pesante rispetto a quelli, cioè quelli li metterei in estate, questo no, questo va bene per questo periodo, va bene per la primavera, però comunque in estate no, ma devo dire che in estate boh, un pantalone grigio non mi ispira tantissimo. Cercavo un pantalone del genere da un sacco, quando l'ho visto ho visto il prezzo e un attimo ho detto aspetta, ho provato a cercarlo in altri negozi, non sono riuscita a trovarlo e quindi vabbè sono tornata da Zara e l'ho preso. È costato 32,95€ e ho preso una S. Sono sincera, questo non l'ho provato, mi sta sorgendo il dubbio che possa essere un po' larghino, lo provo e nel caso vado a cambiarlo, vedremo. Anche questo mi piace proprio l'idea di metterlo con le scarpe da ginnastica, proprio bello, mi piace tanto questo stile, questo abbinamento, quindi adesso lo proviamo, vediamo come mi sta e vediamo se devo cambiarlo oppure no. Allora, la parte superiore di questi pantaloni mi piace tantissimo, mi piace proprio la vestibilità, la taglia è giusta, mi piace tutto. C'è solamente una cosa che mi lascia perplessa, che voi penso che vedrete meglio nella figura intera, la lunghezza, hanno una lunghezza indefinita, cioè sono tipo alla caviglia, ma devono stare così, cioè che senso ha, io sono bassa, quindi comunque a me tutti i pantaloni tendono a stare più lunghi e mi arrivano alla caviglia. Non ho capito il gioco, forse li dovevo provare in negozio visto che ci ho speso 32€. Ultima cosina di questo shopping, è una chicca secondo me, allora ve la faccio vedere. Ho preso questa borsina tutta sbrilluccicosina, è di Stradivarius, è appunto così azzurra, fatta tipo in tessuto, tipo il tessuto impermeabile, tessuto... Sì, tipo tessuto impermeabile, ma poi ha tutti questi strass attaccati, infatti vedete è tutta luminosa. Mi è piaciuto un sacco l'abbinamento azzurro pastello con tutti questi strass argento. C'era anche il rosa, sempre pastello, e di un verde chiaro chiaro chiaro, proprio pastellosissimo, però era troppo chiaro. Secondo me questo azzurrino mi è piaciuto, l'ho immaginata anche questa sempre con appunto le New Balance azzurre, comunque in generale per l'estate, questa per la sera è super carina con qualsiasi look. Allora, questa qui l'ho pagata 17,99€. Vediamola com'è anche dentro, perché non l'ho guardato. Ovviamente c'è la carta all'interno per tenerla rigida, che ci rimetterò. E poi niente, vabbè, all'interno è semplicissima, cioè non ha niente, non ha taschine, nulla, ma perché comunque è molto piccola. Però dai, penso che sia anche abbastanza capiente, perché la carta è abbastanza, quindi secondo me ci entra tutto il necessario per una borsina fatta in questo modo. Però appunto mi piace ogni tanto avere delle borsettine così un po' particolari e ho preso questa. Questo era tutto il mio shopping pre-primavera, mi sono lasciata ispirare da colori, si vede che ho voglia di primavera, estate e basta, di inverno, vero? Sì, direi proprio di sì, ho preso tutte cose leggere, quindi sono soddisfatta di questo mio shopping che comunque potrò sfruttare in tutta la prossima stagione. Fatemi sapere cosa ne pensate, fatemi sapere se anche voi avete iniziato ad acquistare cose primaverili, se anche voi come me vi state lasciando trasportare dalla voglia di bella stagione e di caldo. Vi aspetto ovviamente come sempre nei commenti, iscrivetevi al canale se non lo fate ancora, noi ci vediamo prestissimo in un nuovo video, vi mando un bacio enorme, ciao!